Buonasera. I nostri umili e allettanti faccioni sono finalmente presentati, anche se siamo già palesati in maniera un po' malcelata. Sì, diverse volte. E per farvi il primo vlog alla fine della fiera di questo bellissimo canale. Cosa vi significa vlog? Una chiacchierata, un chiacchiericcio. Quattro parole con loro con cui possono parlare solo con voi spettatori, perché tutto quello che facciamo è il vostro umore. Sì. Allora, io non ho prodotto un cazzo, praticamente facciamo così a braccio, sì. a braccio. Tanto poi c'è montaggio, taglio e pulci. Tanto ci sono cazzo. Io che monto come uno stronzo. Scusa. Allora, questo sua santità mi un po' di rispetto. Questo vlog si dividerà in varie parti, in cui adesso all'inizio faremo quattro chiacchiere sui progetti, su dove siamo arrivati, su quello che abbiamo fatto in questo anno, in cui comunque alla fine della fiera, tra alti e bassi, tra mancanze di video che a volte non sono usciti, errori tecnici. Non erano i nostri, e siamo arrivati fino a qui, ai nostri attuali quasi 1600 iscritti, che è poco, però. Manca poco arrivare ai livelli di YouTube, dai. No? Relativamente poco, insomma. Visto quello che trattiamo, è un bel traguardo, no? Prendo dopo, allora. Adesso facciamo quattro chiacchiere. Tanto questo lo taglio, no? Sì! Quest'anno è stato un anno turbolento, ma in ogni caso è giusto iniziare con ordine. È giusto anche un po' presentarsi. Io sono Marco, il capo redattore, mi permetto di dire, del progetto God Save the Vintage, sia mai che dica più Good Save the Vintage. No, e lui è Mikhail, non Michael, Mikhail, che sarebbe il braccio destro, molto sexy, del progetto God Save the Vintage. Molto destro e poco braccio. Molto braccio, cioè, è dell'ironia. Esatto. Sonia. Allora, principalmente ci stiamo concentrando sui documentari, che è già una nostra piccola soddisfazione, perché non so te, ma a me fare i video mi piace alquanto, anche se montare Cristo Dio. Sì, no, è sicuramente appagante, anche se, come ho detto, è vero, la parte relativa al montaggio dei video è tutta sotto corpone. Sì, ma crescendo sono sicuro che poi la produzione potrà migliorare, potremmo avere anche dei collaboratori, in modo tale che potremo accrescere la nostra produttività videoludica di videomaking, perdonatemi questi termini anglo-americani, e poi benvenire a vedere il nostro progetto editoriale. Perché che cos'è principalmente God Save the Vintage, per chi non ha ancora visto un cazzo dei nostri video? Dillo. O si è limitato a guardare l'ultimo video in ordine cronologico, commentando sproloppi a cazzo sotto nella lista commenti, senza preoccuparsi di guardare gli altri video o di capire alcunché delle nostre personalità. Ma vengono comunque a giudicare, perché se voi non giudicate, non siete un cazzo, va bene? Merda. Soprattutto per chi invece ci segue da parecchio tempo, potrà ben vedere che c'è qualcosa di molto diverso, non soltanto voi, insomma, ma proprio un po' lo sfondo. Ecco. Cos'è successo? Cos'è che ci ha impedito di fare video soprattutto tra settembre, ottobre, novembre, dicembre? Semplicemente mi sono trasferito. Ho comprato casa in questo momento, in questo momento vi faccio vedere un piccolo video di quanto era grande la mia casa. Ho fatto letteralmente il video vuota, totalmente vuota. E comunque, non vorrei dire interromperti, però sì. Ringrazia. Assolutamente, perché sono stati dei bellissimi anni in cui ho fatto dei video, abbiamo fatto dei video meravigliosi. Infatti mi mancherà effettivamente quello sfondo rosso, devo essere sincero, ringrazio anche gli altri, cioè voi che ci seguite da casa, che grazie alle vostre donazioni via Patreon avete permesso a questo individuo di comprarsi veramente la casa. Non è contato così, vero? No, ho dovuto fare molto. Adesso la casa qui adesso è un casino, infatti come vedete siamo grezzi in questo momento, perché è una situazione abbastanza è giusto essere grezzi, ma anche vintaggiosi. Comunque adesso vi faccio senza spartani. Esatto. Comunque stavo dicendo, vi faccio vedere un piccolo video in cui si intravede questo ufficio, che è piccolissimo in questo momento, trasandato, distrutto, perché comunque era
lo dico, era una fabbrica di bocchezzi in Pio Terra e adesso si trasformerà in un pian pianino, un bellissimo posto. Una fabbrica creativa. Creativa. Una fabbrica creativa qua. Dove potremmo mettere alla luce le nostre qualità migliori. Esatto, esatto. E dove voi potreste supportarci addirittura prenotandovi anche come pubblico domani. Assolutamente. Chissà se mai un giorno apriremo Patreon. Aspetta solo a voi, cazzo. Esatto, esatto. Esatto. Comunque adesso pian pianino ci stiamo sistemando. Ci vuole un attimo di pazienza. Sicuramente nel 2023 avremo modo di riprendere la situazione in maniera un pochino più professionale. Adesso pian pianino mi metto tutto a posto, rimetto il computer per bene, montaggi, cazzi e mazzi. Infatti, come sentirete dall'audio, l'audio non è di qualità in questo momento, no, però chiaro. Sti cazzi, è un vlog, ecco. E poi siamo pezzi. Esatto. Vuoi che riprendo il martello? No. Tanto questo è vecchio, lo possiamo spaccare prima o poi. Comunque noi ci appoggiamo i gomiti. Quando avremo quello nuovo spaccheremo quello vecchio, lo faremo per voi. Comunque adesso, a parte questa piccola presentazione della situazione, in cui tra l'altro ripeto vi ringraziamo per questo 2022, perché comunque abbiamo avuto un bel po' di video che ci hanno dato grande soddisfazione e abbiamo anche avuto dei messaggi che leggeremo a breve, soprattutto leggerà a breve o commenterà a breve, soprattutto lui. Comunque noi vi ringraziamo soprattutto anche in questo periodo natalizio. Ho dimenticato il cappello di Natale, te lo volevo mettere, lo sono scordato. L'avresti voluto? No. Ah, che cazzo. Prima che mi dimentico, bisogna anche parlare di una cosa abbastanza importante che stavamo utilizzando fino a metà di quest'anno, cioè il sito internet che ha avuto delle piccole problematiche. Praticamente abbiamo cambiato dominio, però il vecchio dominio, sono stati bastardi, ci hanno praticamente bloccato tutto e quindi tanti articoli sono andati perduti. Tutti? Quasi tutti, praticamente sì. Tutti, praticamente tutti, ed è un giramento di coglioni. Parliamo di almeno, non lo so, sono state una cinquantina di articoli. Sì, gira il cazzo, è incredibile. Qualcosa si è salvato anche tramite il vecchio blog che avevamo, sì. Quindi c'è ancora qualche articolo che possiamo caricare. Abbiamo rifatto il dominio nuovo, abbiamo fatto un accenno del sito nuovo, però non abbiamo pubblicato ancora niente, sinceramente, perché un po' ci sono cadute le palle e un po' anche perché alla fine della fiera, visto che gli articoli non vengono letti così tanto in questo momento, ci stiamo concentrando sui video. Quando avremo un pubblico più interessato alla lettura dei nostri articoli, continueremo molto volentieri a parlare sul sito, anche se potremmo anche fare una piccola frecciatina, magari l'anno prossimo, se cresciamo, si potrebbe anche parlare, accenno, non so se si può fare, un Patreon, in cui in base al Patreon possono leggere i nostri articoli, però è una cosa che si vedrà, perché adesso abbiamo già tantissime cose da fare, troppe cose, poche ore, e soprattutto vogliamo puntare forte sui video che sì. Fa da traino a tutto il progetto. E tra l'altro comunque ci stanno dando delle grandi soddisfazioni. Ci stanno dando delle grandi soddisfazioni. Assolutamente. Comunque in ogni caso, è ovvio, forse l'ho già detto, questo è l'ultimo video dell'anno, quindi da gennaio, non so il giorno specifico, ricominceremo con la pubblicazione pseudo normale. Sì, purtroppo non riusciamo con le pubblicazioni periodiche per il momento, non possiamo e non vogliamo più dare date certe, sì. Termini, per non mancare di rispetto alla pienza che ci segue, che magari si aspetta un video che esca il venerdì e poi per un motivo o per un altro non esce. Sì, prima facciamo uscire il mercoledì, poi volevamo spostare il sabato perché abbiamo visto che la gente guardava molto di più il sabato, però come ben vedete la situazione è questa, stiamo cercando di sistemare, quindi ci vorrà un po' di tempo. Dateci tempo, seguiteci, sosteneteci, iscrivetevi alla parte... C'è anche Ko-fi, Iscrivetevi alla pagina Telegram. Assolutamente, c'è anche Ko-fi, ripeto. Chiedete, domandate e parlate. Assolutamente. Ko-fi, per chi non lo sa, è un modo per donare, ma proprio a tanto. Un caffè, letteralmente, Ko-fi, un caffè. Se volete donare un caffè, noi lo beviamo molto volentieri. Senza zucchero, però. Senza, mi piace la roba amara. Io devo okay, invece. Mi piace la roba amara, come piace trattare di argomenti amari. Esatto, esatto. Come quello del 25 luglio del 43, che mi è piaciuto assai, anche se mi aveva dato delle problematiche al montaggio, se ti ricordi. È stato un video anche apprezzato, sì, devo dire la verità. Sì, sì, sì.
Abbiamo avuto, dobbiamo dire la verità, siamo stati fortunati finora perché abbiamo avuto pochi commenti negativi, ma più che altro negativi denigratori. Infatti tra poco sentirete dei commenti che commenteremo, però niente di che, alla fine della fiera siamo fortunati per questo. Quelli che magari non abbiamo commentato oppure abbiamo risposto direttamente nei commenti, comunque critiche che ci possono benissimo stare, opinioni che condivisibili o meno comunque meritano di restare a bella vista, perché è chiaro che noi comunque vogliamo aprire un dibattito, portare delle versioni dei fatti alternative che meritano di essere proposti alle persone, in modo che loro possano giudicare determinati avvenimenti in maniera più oggettiva possibile, per quanto possibile, perché alla fine è questo che noi vogliamo fare. E purtroppo, e quindi ricollego il discorso che volevo fare, purtroppo in Italia il dibattito specie su avvenimenti storici che riguardano determinati personaggi vicini al fascismo o per ideologia o per adesione militare, pratica, politica, dite un po' quello che vi pare, purtroppo già solo parlare di queste persone ci vale come essere etichettati in maniera errata, o comunque ci saltano al collo i soliti antifascisti, sia un problema endemico in questo paese, purtroppo. Sì, perché oramai si parla di fascismo anche ben prima di... sì, che nascesse il fascismo, qualsiasi cosa che si parla d'Italia è fascismo, anche quando non diciamo che il fascismo ormai il termine è diventato... L'unità d'Italia è stata fascista, ecco, sì, così, a caso. È diventato un termine, un aggettivo squalificativo, non è più un sostantivo, non ha più un voler parlare di un determinato periodo storico, ma è un insulto, né più né meno, come viene utilizzato assolutamente in Inghilterra, negli Stati Uniti, un atto di puro denigro rispetto a quello che si esprime alternativamente. Ed è anche molto semplice fare così, perché etichettando una persona con quel termine lì, automaticamente si squalifica tutto quello che quella persona potrebbe dire. Del resto io... Quindi è una cosa che va combattuta e noi cerchiamo di combatterla con questo video. Del resto io infatti per gennaio, se si riesce, io ambisco a fare un video che sarà un pochino... dovrebbe far parte della categoria Imperium, però è abbastanza articolato perché sarà metà documentario, mi permetto di dire documentario, metà... quattro chiacchiere tra me e te, in cui parleremo proprio della questione del patriottismo italiano, perché siamo arrivati in quella situazione in cui gli stessi italiani denigrano se stessi, la loro storia, per quale motivo. Ci sono tante motivazioni, quindi ovviamente in un video come questo, in cui stiamo chiacchierando così, è impossibile argomentare così facilmente. Però bisognerebbe dire le cose come stanno, cioè l'antifascismo è un male, è una parafilia in questo paese. Ma basta fare... È una malattia, perché queste persone letteralmente vedono fascisti e fascismi ovunque. Questo non fa altro che impedire una corretta analisi di ciò che ci sta accadendo e che ci accadrà in futuro come nazione, e non fa altro che purtroppo promuovere una certa ignoranza come tentativo di non approfondire tematiche scomode, come un modo di vivere che ormai accompagna la maggior parte delle persone all'interno di questa penisola. Basta fare anche semplicemente l'esempio del Dio, Patria e Famiglia, che durante le elezioni il caro Saviano ha detto che è una frase fascista, venne utilizzata durante il fascismo, certo, peccato che sia stata fondata da Mazzini, quindi è abbastanza... ipocrita e stupida come cosa, no? Beh, ma è una banalità, sì, è una banalità che chiaramente è logico che questa cosa accada, perché appunto questi personaggi, vedendola come una questione sul fascismo e antifascismo, denigrano, non si preoccupano di approfondire quelle tematiche perché non gli serve approfondirle, in quanto la loro opinione è già ben acclarata, e quindi finisce così, finisce che prendi delle cantonate. E quanti nei cantonati prendono ogni giorno questi difensori della democrazia, e poi mi dovrebbero spiegare quale democrazia vogliono difendere? Questa è la prossima lezione, ne parleremo. Vabbè, in ogni caso, regia!
io! Il computer sbuca per un semplice fatto, un semplice motivo. Adesso andiamo a fare una cosa abbastanza prelibata. Andiamo a vedere i commenti più belli. E perché? Perché lo facciamo? Perché? Perché tu sei a rispondere a questi commenti. Ma cazzo! A parte quello, sul nostro canale Telegram che vi invitiamo a... Iscrivetevi. Trovate i link dappertutto, anche nella buca elettrica dove abita adesso il nostro Marco, qui presente. Abbiamo fatto un sondaggio qualche giorno fa in cui si chiedeva di che cosa l'utenza, di che cosa voleva sentire parlare principalmente, e quindi è venuto fuori ovviamente dei commenti stupidi, diciamo, e quindi andremo a leggere. Molto intelligenti, molto intelligenti. Incominciamo con il video, uno dei più piccanti di quest'anno, Giulio Valerio Borghese, il principe nero. Ora, piccola premessa prima di iniziare, per come funziona a livello di risposta nei commenti. Cioè, io e il signore qui presente tendiamo a rispondere soltanto per commenti che riteniamo in qualche modo sensati, cioè o critiche costruttive, anche pesanti, sì, sì, senza alcun problema, oppure delle richieste delucidazioni o spiegazioni in merito a una parte precisa del video o quant'altro. Quindi se il discorso ha un qualche senso, noi lo affrontiamo senza problemi. Quando vediamo stronzate non rispondiamo. Quando vediamo stronzate, specialmente messaggi atti a far scatenare flame, come amano dire gli angloamericani, evitiamo semplicemente di rispondere. Però li lasciamo lì, perché è giusto che la demenza sia lasciata a riprova ai posteri, che purtroppo viviamo veramente in un'epoca difficile. Abbiamo provato a risponderne a uno, ma io ho perso dei neuroni e già ne ho pochi. Ma com'è possibile parlare ancora di questi personaggi che rappresentano la vergogna dell'Italia? Te lo diciamo con le buone? Te lo diciamo con le buone, perché sotto il video di Borghese, come nella nostra rubrica di Imperium, noi trattiamo personaggi, fatti e avvenimenti poco trattati, comunque poco conosciuti, o da un'altra prospettiva, sconosciuti, o volutamente taciuti, o posti sotto altre vedute, diciamo così, specialmente ideologiche, e quindi da questo punto di vista parliamo di storia. Quindi è naturale che parliamo in quel caso di Borghese, e quindi in questo commento, cioè, non so, sei scemo. Allora a questo punto non esisterebbe neanche l'idea di fare, non so, ricerche storiche, perché... Come possiamo ancora parlare di Adler? Questo fa combaciare col video che è uscito recentemente, su mi fa piacere sponsorizzarlo anche sulle molto più grosse di noi, Andrea Lombardi, quando ha parlato, ha avuto quello scontro che poi alla fine si è risolto pacificamente con Parabellum, in cui il secondo continuava a dire ma è studiato, ma sei uno storico, e l'altro gli ha semplicemente spiegato non c'è bisogno di essere storici, lo sto dicendo in maniera semplicistica, ecco. Sì, volete, possiamo proprio ridurla ancora proprio all'osso. Sì, se vogliamo parlare di un argomento qualsiasi, non è che andiamo a dire il cielo è verde o la terra è piatta, sì, ma semplicemente a raccontare avvenimenti che si trovano sui libri di storia. Diamo la nostra opinione, esatto. Però i fatti che raccontiamo magari la raccontiamo dal punto di vista di storici o studiosi che la cui narrazione dominante non ha dato un posto per spiegare versioni alternative di fatti che sono scomodi, molto semplicemente. E questo non ci obbliga ad essere storici, non ci obbliga a fare divulgazione, termine che non ci piace neanche noi, e che noi non facciamo divulgazione. Effettivamente erro nel scrivere sui titoli dei video documentari, effettivamente non dovrei neanche scrivere documentari, sì. Potrei anche iniziare a cambiare questa cosa qua, però alla fine della fiera il discorso è quello lì. È quello, essendo poi anche nostre opinioni in merito, è inutile sciorinare saggi che bene o male chiunque potrebbe trovare o leggere, perché noi raccontiamo non i fatti che ci siamo immaginati questa mattina, ma semplicemente fatti di ricerche storiche che sono finite da altre parti, perché così andava tipo feccia, né più né meno, le virgole non esistono. Vabbè, questo è stato contato.
Ah, quello sotto, adesso ci arriviamo quello sotto. Un patetico tentativo di riabilitare un protagonista del periodo più vergognoso dell'Italia. Chiamarlo anticomunista è riduttivo. Se sei anticomunista, sei fascista, senza cercare ridicole sfumature. Si dichiara solo anticomunista chi non ha le palle per definirsi fascista. Sicuramente è molto confuso quest'uomo. Dovremmo argomentare bene questo commento, quindi ci vorrà qualche minutino. Beh, però dai. Andiamoci sotto. Allora, avvicinamelo un po'. Allora, patetico tentativo di riabilitare un protagonista del periodo più vergognoso dell'Italia. Prima di tutto, il video non mostra nessun tentativo di riabilitare un protagonista. Parla delle gesta compiute da questo protagonista nel periodo più vergognoso dell'Italia. Essendo stato egli militare, abbiamo parlato della sua carriera militare principalmente. Oltretutto abbiamo anche omesso tutta la storia relativa al golfo borghese, che sì, perché non ci interessava. Mi permetto di dire, tra l'altro, noi penso che siamo, se non uno dei pochi, forse l'unico canale che ha fatto un video, scusatemi, in cui si parla della storia di Borghese al di fuori del golf, perché tutti parlano solo di quello, c'è altro dietro. E infatti in questo cazzo di video avevo cercato di raccontare tutto il suo passato, sì. Anche del fatto che lui comunque ha avuto origini nobiliari, però non mi spiego di che nobili parliamo, andatevelo a vedere questo cazzo di video. Guardate il video, quindi questo già solo l'incipit di questo commento è insensato, perché dimostra che il video non è stato probabilmente nemmeno guardato o approfondito. Poi, sorvoliamo sul chiamarlo anticomunista è riduttivo, perché se sei anticomunista, sei fascista, è un'assurdità, perché vuol dire che qualsiasi paese presente sulla faccia della terra che in qualche modo non ha avuto un regime fascista o presunto tale, a questo punto sarebbe automaticamente anticomunista. Come se il comunismo non fosse la medesima medaglia di USA sarebbe del regime liberale. Sì, secondo praticamente, per assurdo, è come se gli Stati Uniti fossero anche loro fascisti, quindi a questo punto mi verrebbe da domandarsi perché scatenare una seconda guerra mondiale quando sostanzialmente sono tutti veramente fascisti sulla faccia della terra. Quindi c'è stata una guerra tra fascisti e fascisti, giusto? Sì, praticamente. Di comunisti. E poi si dichiara solo anticomunista che non ha le palle per definirsi fascista, in realtà Borghese non ha mai sfumato la sua idea, non ha mai rinnegato di essere stato vicino alle idee del fascismo. Però il fascismo, essendo un concetto da storicizzare, che quindi andrebbe analizzato per l'insieme di ideologie che vi hanno preso parte al suo interno, visto che vi erano sindacalisti rivoluzionari, nazionalisti, socialisti, che sono confluiti nel movimento fascista, che ha avuto un prima, un dopo e un durante, anche diverso tra i vari avvenimenti che sono succeduti. Quindi è un semplificare. Sì. E questo tizio, diciamo che non abbiamo voluto neanche rispondere, anche se sotto ci sono 27 risposte, sì, alcune delle quali le ho lette e non le approvo perché sono insulti. Ok, vabbè, no, cerchiamo sempre di non arrivare a insulti e alcune persone, anche rispondendo a lui, sono dimostrate leggermente, lo dico senza alcun problema, idioti, perché minacciare di tornare a diversi, quasi una politica repressiva, o minacciare che arriverà il momento in cui questa gente qua verrà e che loro signori e loro signore che guardano i nostri documentari, i nostri video, per l'amor di Dio, devono capire che uno dei nostri piani è quello di accrescere un'argomentazione intellettuale, non discorsi da pub di basso borgo, molto semplicemente, sono anche molto paccato, non capisco. In questo canale si raccontano favole. Vai da Eric Dufer. Comunque questo si collega al discorso che abbiamo fatto prima, che semplicemente non siamo storici, semplicemente andiamo a raccontare, ma in maniera magari romanzata, però comunque andiamo a raccontare cose che si trovano tranquillamente su un cazzo di libro di storia, quindi andate a fare il culo, anzi, quelli che fanno queste risposte del cazzo vanno a fare il culo, sì, sono, perché non hanno assolutamente senso. È chiaro che lo stile di argomentazione, seppur io non sia un esperto, non sia molto bravo a parlare, per l'amor di Dio, questo accetto come critica. Andiamo a romanzare per intrattenere, rendere più accattivante
un racconto storico che si può, ripeto, trovare su libri di storia. Quindi se non vi va un argomento, prima di sparare merda, andate anche un po' a leggere, cazzo. O dico la stronzata. Assolutamente, specialmente con quell'utente che si aspettava, si aspettava di trovarci Vittorio Gassman che parlava e argomentava. Cazzo! E quindi si è permesso di prendersela con la recitazione del nostro lavoro, Marco. Cioè, dopo 19 anni di studi ininterrotti a teatro, giustamente, no? Cioè, sei un bel persona. A quel punto, ma a quel punto lì è chiaro che purtroppo ha delle lacune, non è il fortunato Vittorio Gassman e ci dispiace anche noi, però non è che dovete cercare... lo stesso! Non è che dovete cercare l'abilità recitativa dei nostri video, perché non è quello il punto. Cazzo. Comunque abbiamo trovato il commento di prima. Ok, collegandosi al commento che ho appena letto, c'è uno abbastanza simile. Un aneddoto da un paio di minuti anacquato in un video di 7, raccontato nel paese di El Alamein. La voce narrante che cerca di assumere un tono teatrale necessita di allenamento, e su questo ti do ragione, questo pezzettino. Se non proprio Gassman, padre ovviamente, almeno Barbero. Innanzitutto Barbero che sta sul cazzo. Posso dirlo? Ma certo, puoi dire quello che vuoi. Però comunque, come ho già detto prima, non mi ripeto, ovvio che non sono un attore, non sono un attore di teatro, giustamente. Però la questione dei 7 minuti di annacquate nel paese della Venezia mi sembra un pochino sostanziata, se vuoi dire la tua su questo. Ma giusto due cosine, ad esempio, perché paragonare, mettere nella stessa frase, Gassman e Barbero, quando parliamo di un attore l'uno? E il divulgatore professore. E un divulgatore professore di storia l'altro, che Barbero. Quindi è già un esempio che cozza. E poi appunto siamo sempre lì, cioè fondamentalmente si fanno degli appunti sullo stile declamatorio del nostro Marco quando sta raccontando un avvenimento, una storia che dovrebbe essere quello il centro dell'attenzione, sì, non sì, le sì, sue abilità recitative. Altrimenti, non lo so, cioè, analizzi l'ultima puntata di 100 vetrine se va fuori in onda, perché non è questo il nostro pane. Il simbolo con il teschio e la X rossa non è della decima massa della Regia Marina, la quale non ebbe mai alcun distintivo specifico. Esso è invece il simbolo della decima massa della RSI, che è tutt'altra cosa. Lo so, però per cercare di far comprendere un po' la situazione ho voluto lo stesso mettere il logo, perché per l'appunto non c'era un simbolo della decima massa quando non c'era ancora la questione dell'8 settembre. Tra l'altro questo che ha commentato so che è un canale che si occupa della Marina Italiana, quindi per l'amor di Dio no, ma il commento in sé no, giusto, ma assolutamente c'è una giovere, però semplicemente ho voluto dare questa spiegazione perché non sapevo come far vedere altrimenti ciò, ecco. Sbagliato. Comunque hai fatto bene a dare questa specificazione, assolutamente non siamo infallibili, assolutamente, però siamo belli, sì. Bene, allora direi che concludiamo questa parte del video, tra poco vi lasceremo con i nostri errori che sono avvenuti durante l'anno, fanno molto ridere, almeno a noi, poi magari a voi fa cacare il cazzo. I vostri sono accettati l'ironia. Esatto. Comunque, non possiamo fare altro che ringraziare voi iscritti che ci state seguendo, stiamo crescendo in numero, in visualizzazioni, e questo ci fa soltanto piacere, ci incoraggia ad andare avanti, ma dobbiamo ringraziare nello specifico alcune persone come Mario, uno dei nostri collaboratori che si sta facendo comunque un certo buco e che giustamente ha detto cosa sono sti bloopers? Cosa sono sti bloopers? E ha ragione, perché è una malattia, usare sempre questi termini inglesi. Anche perché questi commenti li potete vedere su Telegram, vi invito a iscrivervi su Telegram perché lì siete aggiornati su tutto. Ringraziamo Arsenale K, ringraziamo Scenari Economici che ci aiutano a crescere, perché Scenari Economici ogni qualvolta noi facciamo un video ci fa questo grandissimo regalo. Di fare un articolo sul nostro documentario dello specifico di quella settimana quando esce, e non possiamo fare altro che ringraziare lui, Arsenale K, Mario, che ci permettono di crescere costantemente. Grazie. Grazie ragazzi.